Live Social. Ben sintonizzati amici, nuovo appuntamento con Live Social. Qui Andrea Lombardo a tenervi compagnia insieme ai tanti ospiti, le tante storie che parlano, a volte come in questo caso, anche di tradizioni e di sapori, e ci chiediamo spesso se è possibile, e la risposta è spesso sì, raccontare una tradizione, una storia, un territorio attraverso un buon sorso di vino. Lo facciamo e lo chiediamo all'esperto Vincenzo Manzo in collegamento con noi. Vincenzo, ben arrivato. Salve, salve a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie a lei della disponibilità. Ci chiediamo sempre se tramite un bel sorso di vino possiamo raccontare una storia, la storia di un territorio. Ma sicuramente questo avviene, soprattutto nel mondo vitivinicolo. Tra l'altro c'è un po' di tristezza nel ricordare che quando ci si conosceva, il più delle volte lo si faceva proprio di fronte, anche sorseggiando un bicchiere di vino. Qua telefonicamente non lo possiamo fare, però fingiamo che stiamo vivendo quella situazione. Idealmente facciamo così, ok. Offro io. Va bene, fantastico. E allora abbiamo l'occasione chiaramente per parlare di buon vino e della sua produzione, chiaramente, che si lega al vino. Dunque, mi chiamo Vincenzo Manzo e sono il titolare di questa attività, Contrada Macera. È un'attività nata nel 2014, un'attività piuttosto giovane. Sicuramente nasce dalla passione che si ha per questo prodotto, per il e poi anche per il senso di appartenenza al territorio. Questi due elementi sono comunque fondamentali, quasi necessari, per poter poi continuare nel tempo questo lavoro. E chiaramente, visto il momento difficile, si riesce a trovare la benzina, no? Per poter trovare lo spunto necessario per passare un momento delicato come questo che stiamo vivendo noi dell'indotto di vino. È vero. Ovviamente abbiamo anche un po' di racconti, mi piace ricordarlo, anche di famiglia, perché in questa zona, appunto Contrada Macera, ecco perché Contrada Macera attività, già nei primi decenni del Novecento la famiglia produceva vino. C'erano dei vigneti, si produceva vino e poi lo si distribuiva così in maniera bonaria, insomma, alle persone del luogo. Okay. Quindi tutto questo ha fatto sì che potessimo poi iniziare con l'attività vera e propria. Benissimo, quindi una storia chiaramente che ha delle radici all'interno chiaramente della vostra famiglia. Sì, sicuramente piccole radici che io amo tantissimo ricordare, perché ho vissuto proprio di persona, quando abbiamo fatto i lavori della struttura, la differenza di generazioni tra chi produceva il vino, stiamo parlando qui in un'epoca decisamente non automatizzata, con torchi e tutti attrezzi in legno fatti sicuramente da falegnami, da fabbri, con quelli che invece adesso vengono imposti chiaramente nel rispetto delle leggi, certo, che sono tutti in acciaio e sono tutti automatizzati. Quando ho visto nel momento in cui si stava creando l'attività, la struttura di Contrada Macera, questa è stata una sorta di differenza tra le due facce di chi produceva il vino anticamente, chi lo fa adesso, però unite soprattutto da una cosa, che poi si fa sempre lo stesso prodotto. Ok. Bene, a questo punto siamo anche curiosi di conoscere alcune vostre produzioni. Quali sono le punte di diamante della vostra produzione? Dunque, essendo un'attività che opera in Irpinia, l'Irpinia è terra di fondamentalmente di aglianico per quanto riguarda i rossi. L'Irpinia è una terra meravigliosa perché è di origine vulcanica, quindi immaginate la quantità di minerali che può offrire questa terra, oltre comunque a delle falde acquifere che sono comunque abbondanti in Irpinia. Beh, l'insieme di questi elementi poi non fa altro che dare le sostanze nutritizie alla vigna per avere dei prodotti estremamente potenti. Quindi mi viene in mente sicuramente una delle punte di diamante dei rossi, che è il Taurasi, un vino estremamente potente, 14 gradi e mezzo di vino, con un vino che viene affinato per molti anni, è un DOC G, quindi segue una lavorazione attenta, disciplinata dal Ministero, che ne garantisce la qualità, per poi passare a dei bianchi come il Piano di Avellino, sicuramente un bianco importante, conosciuto sia in Italia e non solo, ma anche al Greco di Tufo, che è un vino che viene proprio da questa zona, Tufo, sì, un paese in provincia di Avellino, che comunque ha delle proprietà particolari. E quindi questi sono, diciamo, i vini irpini più conosciuti. Ok, quindi voi seguite tutta la produzione passo passo fino all'imbottigliamento, ma chiaramente vi occupate anche della distribuzione.
chiaramente, insomma, ci occupiamo anche della distribuzione, anche se è un'azienda giovane, ci affidiamo poi ovviamente a quelli che vengono chiamati, no, gli Horeca, cioè la distribuzione per le varie attività. Purtroppo al Certo. momento, insomma, stanno vivendo questo momento di blocco, e qua poi si parla, insomma, del momento sicuramente difficile che un po' tutto l'indotto di vitivinicolo sta Purtroppo, vivendo. purtroppo sì. Bene, a questo punto potremmo dare anche riferimenti su come contattarvi sui social o su internet per contattarvi, ma anche perché no, chiedere di assaggiare il vostro vino. Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo ovviamente un sito internet che è vinimacera.it. Chiunque, insomma, può entrare in questo portale, chiaramente vedrà un po' di immagini della nostra terra, di quelle che sono le piante, c'è un po' di storia, può scoprire tutta la nostra produzione di vini che ho già detto e capire perché noi utilizziamo dei nomi dialettali alle tipologie dei nostri vini, chiaramente tutto in onore alla territorialità. Certo. E poi si può anche avere accesso chiaramente dal sito a quello che è l'e-commerce e fare gli ordini sicuramente tramite online Bene, in bene. maniera semplicissima e possiamo servire tutta l'Italia. Benissimo, allora rimane il riferimento Vini Macera come sui motori di ricerca e trovare così immediatamente dei nostri ormai amici di Live Social. L'invito è anche a visitare le nostre pagine social, appunto di Live Social. Mettiamo anche un bel mi piace che non guasta mai. Potremmo anche ricondividere questa stessa intervista appena adesso realizzata, grazie alla disponibilità di Vincenzo Manzo. Grazie, Vincenzo. Grazie a voi. Bene, vi invitiamo a rimanere ancora con noi perché Live Social continua. Live Social.